buongiorno a tutti, anche a coloro che ci stanno seguendo da casa. A nome dell'amministrazione comunale del comune di Ravenna vi do il benvenuto e vi porto in particolare i saluti dell'assessore Fabio Sbaraglia, assessore alla cultura, e del sindaco Michele De Pascale. Questa iniziativa si chiama All'ombra dei cipressi, è realizzata dal teatro L'Affratellamento di Firenze e costituisce proprio un omaggio ai poeti nel luogo della loro sepoltura. Questo luogo, che per i ravennati è emblematico e che costituisce anche un simbolo per tutta la cultura italiana nel mondo. Ringrazio molto il teatro L'Affratellamento e do la parola al presidente. Grazie. Grazie signora e grazie del saluto della città di Ravenna. L'anno scorso abbiamo iniziato il primo ciclo All'ombra dei cipressi in Santa Croce davanti al Cenosafio. Quest'anno ci sembrava opportuno, doveroso, farlo davanti alla vera tomba di quello che viene considerato il massimo dei poeti del mondo. O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi d'ascoltar, seguiti dietro il mio legno, l'acqua ch'io prendo, giammai non si corse, Minerva spira e conducemi Apollo e nove muse mi dimostran l'orse. Voi altri, pochi. E la voce del poeta, solenne ma non proprio rassicurante, ammonisce quelli proprio come noi che stentatamente si affidano alla propria appassionata imperizia di lasciar perdere, non provarci neppure a seguirlo, fosse anche con la semplice lettura. Solamente in Dio, grata, che n'ha congiunti con la prima stella. Adamante, lo sol ferisse, per conto di tutti noi, di noi che abbiamo smarrito la diritta via e vaghiamo attraverso un'esistenza di dolore apparentemente insensata nella folle speranza di tornare a casa. E reducemi a capo per questo caso.